L'ultimo a vederla fu mio padre. Lei aveva lividi sul corpo. Queste le parole di Leda Bertè, sorella maggiore di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, ma conosciuta maggiormente con il suo nome d'arte Mia Martini, l'indimenticabile cantante morta nel 1995 a 47 anni. Dopo tanto tempo, Leda torna a parlare della prematura scomparsa della sorella, sollevando dubbi sul padre Giuseppe, morto nel 2017 a 96 anni. Perché la fece cremare di nascosto? Una domanda a cui ancora oggi non riesce a trovare una risposta. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, Mia Martini dimostrò fin da giovane il suo grande talento. Dopo una serie di successi, tra cui due vittorie consecutive a Sanremo nel 1972 e nel 1973, si ritirò nel 1983, dopo che si erano diffuse voci che la etichettavano come portatrice di sfortuna. Nel 1989 tornò al Teatro Ariston con il brano Almeno tu nell'universo. Tuttavia, quella ritrovata serenità non durò a lungo. All'inizio degli anni 90 le venne diagnosticato un fibroma all'utero, ma temendo conseguenze per la sua voce, scelse di non sottoporsi a interventi chirurgici. Iniziò a prendere molti antidolorifici, le cui dosi furono successivamente considerate eccessive. Nel maggio 1995 venne ricoverata due volte per dolori allo stomaco e al braccio. Poco dopo venne trovata morta nella sua abitazione di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove si era trasferita per stare vicino al padre, con il quale aveva avuto un passato travagliato. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma l'autopsia rivelò che la causa della morte fu un'overdose di sostanze stupefacenti. La prima a denunciare il padre fu l'altra sorella, Loredana Bertè, anche lei una delle cantanti italiane più famose di tutti i tempi. In due interviste, nel 2009 e nel 2010, Loredana ha accusato il padre di aver usato violenza contro la prima moglie e le figlie. Secondo lei fu lui il responsabile della morte di Mia. Ecco una delle sue dichiarazioni. Quando mi chiedono perché sia così sicura che sia stato lui a uccidere mia sorella, resto in silenzio, anche se avrei voglia di urlare. Lo so, è andata così. La scena me la sono immaginata tante volte. Lui che apre la porta, la trova a fumare una canna e la ammazza di botte. Quando l'ho vista nella bara, era piena di lividi. Nella sua autobiografia, Loredana ha aggiunto: era il mostro che avanzava in silenzio. Era l'uomo nero delle favole. Era il cattivo, il vigliacco che chiudeva la porta per non rischiare che qualcuno lo vedesse. Il porco che aveva un fremito. Il bastardo che sentiva un lampo di piacere. Noi e lui, soli, finalmente. Avevo 5 anni, ero terrorizzata. In canottiera mio padre si metteva comodo e si toccava nella nostra stanza. Io e Mimì eravamo sveglie, ma facevamo finta di dormire. Negli ultimi giorni queste accuse sono state parzialmente confermate da Leda Bertè durante Domenica In. Lui quella sera è stato l'ultimo a vedere Mimì, e dopo che lui è andato via lei è stata trovata morta. Io non ho mai capito cosa sia successo, se hanno litigato o cosa, ma c'erano dei segni di violenza. Un litigio c'è stato, ma la verità non si saprà mai. Non so cosa sia successo. Non ho avuto modo di farmelo spiegare, ma sono rimasta sempre con questo dubbio che lui l'abbia menata e che fosse successo qualcosa. Solo la quarta sorella, Olivia Bertè, difende suo padre. Mio padre non è un mostro, è una persona normale. Parlano senza sapere. Mimì si era riavvicinata a mio padre nell'ultimo periodo, tanto da andare ad abitare vicino a lui. I rapporti tra loro erano intensi, di amicizia, anzi di amore.